In questo momento, mentre sto registrando questa clip, la quotazione di Bitcoin è a 11.200 dollari, mentre quella di Ethereum ha superato abbondantemente i 350 dollari. Sembrano esserci tutte ormai le condizioni di mercato per l'innesco, l'avvio del tanto atteso bull run nella seconda parte del 2020. I gemelli Winklevoss, che sono fondatori e rispettivamente presidente e amministratore di uno dei exchange più noti e conosciuti a livello mondiale, Gemini Exchange, hanno recentemente comunicato di come si aspettano la prossima bull run fortemente diversa, caratterizzata da driver di mercato completamente diversi da quelli che caratterizzavano invece la bull run del 2000. E 17, questo in forza di quattro considerazioni tematiche che caratterizzano appositamente l'epoca che stiamo vivendo, vale a dire la seconda parte del 2020. Vediamole assieme. La prima è possiamo avere un'infrastruttura, possiamo considerare ormai un miglioramento significativo di tutta l'infrastruttura di mercato. Pensiamo solo a le piattaforme di trading che hanno le migliori Bitcoin exchange, pensiamo a quante Bitcoin exchange e altcoin exchange di qualità oggi abbiamo, pensiamo alle varie soluzioni per intermediare, custodire e segregare le proprie dotazioni in digital assets e così via discorrendo, senza dimenticare poi anche tantissimo know-how disponibile in rete, cosa che non si aveva magari appunto circa 3 anni fa, quando venne si innescò il bull run di fatalità proprio inizio secondo semestre del 2017. In secondo luogo abbiamo ormai uno smarcamento di numerose altcoin al di fuori di quello che è il Bitcoin, che fanno comprendere come gran parte dei capitali verranno dirottate nei confronti anche di queste altcoin di qualità che oggi già vengono utilizzate e supportano progetti che sono condivisi da decine, se non centinaia di milioni di utenti. Quindi non sarà come nel 2017 esclusivamente FOMO di Bitcoin, ma il denaro che arriverà sui mercati con grande presunzione sarà splittato, sarà spalmato su un range diversificato di criptovalute che oggi già possono appunto contare un proprio track record di valore. Terza considerazione tematica: tutte le persone che saranno coinvolte avranno un capitale finanziario, un capitale, una cultura finanziaria decisamente più arricchita, in quanto nel frattempo sono maturate in tutti questi semestri, in tutti questi 2 anni, e hanno appunto anche metabolizzato quello che era accaduto durante il 2000. E 17, soprattutto con il Crypto Winter del 2017, che sembrava far pensare al peggio. E infine, il quarto elemento di considerazione: abbiamo un environment legale molto più rilevante, nel senso che vi sono paesi, nazioni che ad oggi hanno normato il fenomeno delle criptovalute anche dal punto di vista fiscale, pertanto c'è molto più interesse ad avvicinarsi anche da parte del pubblico retail. E qui, oltre ai gemelli Winklevoss, mi permetto di richiamare anche la Fidelity Digital Assets, che è una special purpose vehicle creata dalla Fidelity Investment, che è il secondo gestore di investimenti tradizionali al mondo, proprio per offrire servizi di investimento in digital assets alla loro clientela tradizionale e convenzionale. Il fatto che un grande operatore del risparmio gestito si sia avvicinato proprio durante il crypto winter, alla fine del crypto winter, ai digital assets, alla criptosfera, fa comprendere che tipo di potenzialità di sviluppo potrebbe avere negli anni a venire tutto l'environment legato al sottobosco che c'è
dietro al Bitcoin in forza dell'arrivo di investitori istituzionali, e già ne conosciamo, ci sono nomi di elevata spessore istituzionale e professionale in tal senso. Attenzione, perché una società come Fidelity Investment si avvicina ai digital assets? La risposta la ritroviamo ancora una volta in quello che sarà il futuro mercato dei tassi di interesse, in cui la maggior parte del reddito fisso produrrà equity negativo, vale a dire che pagherete per detenere debito, pagherete per sottoscrivere debito ovviamente di qualità, e questo spinge e spingerà sempre più investitori sia istituzionali che retail a cercare delle nuove asset class che possano, magari in ottica satellitare, produrre significativi ritorni in termini di allocazione strategica di medio e lungo termine. Trovate, per chi volesse approfondire sia il tema della Fidelity Digital Assets che le recenti uscite dei gemelli Winklevoss, in nota integrativa della clip.